nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Bentrovati in Correre per Sport, Alberico, bentornato, ci rivediamo dopo. Bentornato anche, lo dico anche io al capitano, perché ci siamo un po' alternati in queste settimane. Ci siamo presi le ferie. Mi sembra anche. Ti sei prese le ferie. Va bene, mi sono preso le ferie, ammettiamolo. Hai fatto un po' di gare, il calendario non è ricco di più. Sì, mese di agosto devo dire anche se luglio e settembre, dando uno sguardo. Sì, sono sempre più intasati, devo dire che c'è qualche defiance in giro per cui si va a liberare qualche spazio, però ce n'è veramente per tutti, un po' per tutti i gusti. Bene, andiamo a presentare gli ospiti proprio delle prossime imminenti gare, iniziando da sabato con la gara di Atri. Ben arrivato Enrico Antonelli. Ciao Roberto, ciao Alberico, vi ringrazio in nome dell'associazione per l'invito. Andiamo a presentare la 17ª notturna adriana, che avrà luogo sabato 18 agosto. Però Enrico non tutti lo conoscono come organizzatore, perché lui è intanto, diciamolo subito, campione italiano di maratona. Grazie. WISP, ha vinto il titolo a Cagnano Varano, campione regionale di ultra maratona di categoria. Ah, beh, quello è un dettaglio. Perché come assoluto l'ha vinto qualcun altro, se non sbaglio, vero? Con il gruppo di Stivale. Il presidente si è già... Fa bene il presidente, ben arrivato Tommaso Giovanangelo, giovane presidente del gruppo. Buon pomeriggio a tutti. Sì. Pomeriggio, insomma, inoltrato. Un presidente non solo giovane ma anche veloce, direi. Bravo, esatto, l'ho rivisto ultimamente veramente in splendida forma, non me l'aspettavo. Manca ancora qualcosina. Ci hai fatto aspettare un po' di tempo, però... Sì, ho passato 6-7 mesi... Pertanto l'ha vinto il titolo italiano WISP, l'ha vinto un atleta della sorgente. WISP è tesserato con noi. No, non lo conosciamo. Nato e cresciuto, proprio a Farasambara. Allora lo conosce? E oggi sono in veste di organizzatore per la 39ª Scarpinata Farese, che quest'anno torniamo agli antichi domenica pomeriggio, 19 agosto. Nel pomeriggio. Poi ancora WISP, ancora con la Fantini Vino in mezzo, qui possiamo dirlo a tutto tondo con la Fantini Vini, vero? Marco Scaringi, ben arrivato Marco. Buonasera a tutti, buonasera Roberto, buonasera Alberico, grazie per l'invito. Illustre esponente del Farnese Group, perché Marco riconosciamo pure, oltre la carriera sportiva... Passata, no. All'ombra del castello di Crecchio, non edizione di già. Non edizione, devo dire che una manifestazione è nata un po' così per scherzo assieme a Alberico, che è stato sempre mio valido sostenitore e supporter, perché le cose si fanno grazie al lavoro di squadra. Siamo alla nona edizione, speriamo che anche quest'anno si ripeterà il successo delle passate edizioni. Noi facciamo sempre il nostro meglio affinché le cose... Certo. Alberico, tu che sei il referente responsabile WISP Lega Atletica Abruzzo e Molise, dico male se faccio un complimento a Marco dicendo che è una delle gare più belle della WISP, ma soprattutto una delle più partecipate? No, devo dire che a Crecchio si è trovati anche con un pizzico di fortuna, io l'ho sempre detto, veramente un format che piace moltissimo, la notturna, la festa, la notte bianca sì. E poi veramente la simpatia del sindaco, la simpatia, non riusciamo ancora a portarlo
a cominciare a correre, però sicuramente a mettergli la le scarpette, sì, è un po' difficile farlo correre, un po' appesantito. È più facile che faccia lui fermare a noi. Poi veramente con tutta la famiglia Sciotti, con la sì, mamma, ricordiamo che è un memorial, esatto. Antonio Sciotti, che è il fratello di Valentino Sciotti, amministratore delegato del gruppo Farnese Vini, quindi altro sportivissimo, sì, che partecipa sempre, parteciperà anche lui. Devo dire che sportivo, anche in forza del memorial di Antonio, che era amato un po' da tutto Grecchio, la partecipazione proprio del territorio, dei camminatori, dei passeggiatori, sì, di coloro che corrono una volta a settimana, rende ancora più importante. Anche gli atleti, atleti tra virgolette, atleti veri, no? Si vengono lì per tutti quanti per affrontarsi, anche se sì, sento spesse volte dire che il percorso è un po' troppo corto, un po' nervoso, un po'. Sì. E invece poi i risultati però. Sì. Percorso che si sviluppa comunque all'interno del centro storico, un percorso di circa 6,8 km, 2,2 km da ripetersi 3 volte, quindi sicuramente è un percorso, diciamo, con una distanza abbastanza ravvicinata e stretta. Però nonostante ciò, nonostante ci si lamenti, tra virgolette, esatto, poi ogni anno abbiamo sempre un exploit di Io credo di che la ciliegina sulla torta di questa manifestazione è che è una delle ultime dell'anno che si vada a fare infrasettimanale, non di sabato e di domenica, così non ci sono concomitanze, basta guardare la prima edizione l'anno scorso, gli amici di Pineto, che cosa sono riusciti a fare con la corsa del solstizio, che gli sono mancati. Qui vediamo la locandina proprio con il memorial Antonio Sciotti. Ritrovo le 18:30, ma poi le partenze verranno scaglionate, le 20:30, veramente in notturna, perché fine agosto alle 8:30 di sera, 20:30 è proprio notte. Marco, so che anche tu hai gareggiato ultimamente con... Veramente, sì, io sono uno sportivo, nonostante non sono ai livelli di Alberico, degli altri ragazzi qui ospiti in trasmissione, però anche io, diciamo, mi diverto, perché dico sempre che lo sport innanzitutto deve essere divertimento, poi a qualsiasi livello sia praticato, quindi anche io mi diverto e sicuramente parteciperò anche quest'anno alla ci notturna. Sarai. Alberico dobbiamo far correre prima o poi, ormai sarà un po' impossibile farlo correre a Grecchio, credo che sia impossibile. Alla fine farà più chilometri lui di sicuro degli atleti, ma correre... Forse è una delle poche giornate nelle quali, ti dico francamente, non mi viene neanche voglia di correre. Invece so che Giovanangelo si è ben comportato nel passato. Quante vittorie, Giovanangelo? A Crecchio? Penso che... Un paio. Ma anche di più, secondo me 3 anni... Oh, vagamente mi ricordo al commento facendo lo speaker Giovanangelo, il nome Giovanangelo ricorre spesso. Infatti ho una gara di Crecchio alla mia destra e la gara di Atrica alla mia sinistra, dove che hai vinto, tutte e due l'anno scorso, hai visto, stai proprio in mezzo che l'anno scorso tra l'altro Alberico, ricordiamo che vinse ad Atri, dopo aver si era ben comportato la mattina a Fara San Martino, dove arrivo secondo dietro c'era Molteni Giuseppe, purtroppo. Beh quest'anno è battibile, attenzione, è vero che c'era Molteni, ma avevi anche un carico da organizzatore, perché poi svegliato Tommaso, alle 4 di mattina, alle 9 ero finito, non ero più buono. Tommaso, si torna di pomeriggio per un anno solo, l'esperienza di mattina, più che esperienza fu un atto di generosità, abbiamo voluto fare quella scelta l'anno scorso. Quest'anno e tanto azzeccata non fu, possiamo dire. A livello di numeri basta guardare le classifiche, basta guardare la classifica, ci sono stati forse 300 persone in meno rispetto ai nostri numeri. Quest'anno torniamo di domenica con il ritrovo sempre ore 16 a Fara San Martino presso la Villa Comunali. Abbiamo ampliato le premiazioni femminili assolute portandole a 10, però avete ridotto qualche altra anche cosa. Abbiamo ridotto la tassa di iscrizione, invece delle 7 euro siamo tornati alle vecchie 5 euro, come qualche anno fa. Non è che hanno fatto una sola cosa, non hanno fatto due, non è che hanno diminuito le iscrizioni e diminuiscono i premi, o quantomeno rimangono aumentano i premi e diminuiscono le iscrizioni. Come premi siamo rimasti sempre sui stessi quantitativi e abbiamo, come dicevo prima, ampliato al femminile, perché a livello femminile non vedo per quale motivo si debba
tagliare la premiazione. Si premia al maschile, si premia anche al femminile con le stesse quantità. Tra l'altro, Tommaso, ripetiamolo anche oggi, con il fatto che la gara si sposta al pomeriggio, il pasta party si potrà usufruire sia a pranzo che sia a cena. A pranzo che a cena, ovviamente. O a pranzo o a cena. O a pranzo o a cena. Se no potrebbe... Però volendo, cioè pagando ma un minimo. Ma che sì, poi si paga pure così poco e la pasta sì, è veramente così buona, pertanto. Certo. Se è la sagra della pasta De Cecco, esatto, cioè, esatto, non credo che si mettono lì a che, dare quest'anno, assolutamente, che quest'anno verrà effettuata in piazza, non presso il campetto, quindi dalla parte alta del paese. Prima ci possiamo parte... arrivare a piedi, sì, tranquillamente, sono, sì, sono 300 metri dalla partenza, quindi... dove una volta si svolgeva la scarpinata, sì, la scarpinata farese. Bene, ovviamente manco a dirlo, ricordiamo in questa manifestazione un amico vostro, sì, ma di tutti noi, un nostro carissimo amico Costantino, Costantino Cipollone, Cipollone, quest'anno il terzo memorial al maschile, signora, il femminile sesto memorial Angela Paci, che si sentì male proprio durante il giorno della gara, gara. Sì. Era l'addetta al ristoro e purtroppo ci fu. Beh, anche per memoria loro questa manifestazione deve andare avanti e anche sì, sì, ma sono presentissimi i loro figli. Bene, Enrico, Alberto, campione italiano, sai che non lo sapevo. Tornando al discorso di prima dell'ultra, volevo prendere l'occasione per ringraziare il mister Enzo Melatti, perché grazie al suo aiuto, alla sua generosità, gli allenamenti che mi hanno consigliato, 4:17. Mi ha portato a avere... è duro, anche perché chi ha vinto ci ha messo quasi 3 ore, vuol dire che il percorso... Mi ha portato a avere questi risultati, perché ha una voglia di fare grandissima. Tengo a ringraziarlo perché merita... Tra l'altro Enzo viene spesso anche a dare consigli, sì, sì, vedo, per tutti, perché durante le trasmissioni, oltre ai campioni, segue e allena anche un sacco di... Tenevo a ringraziarlo. ...di podisti. E a proposito di corridori, di corsa, abbiamo ricordato Costantino Cipollone, Angela Paci, da te dobbiamo, sì, ricordare poi, Claudio. Quest'anno la nostra gara verrà anche assegnata il secondo memorial Claudio Baldini, nostro compagno di squadra scomparso nella tragedia di Rigopiano. Poi vogliamo ricordare anche Sara e Cecilia, concittadine, anche loro scomparse nella tragedia, che verrà assegnato al primo cittadino di Atri. E chi può essere il vincitore come primo di Atri? Non mi... L'anno scorso chi non lo vinse? Non chi pronuncia. Lo vinse l'anno scorso? Valerio Tardivo. Tardivo. Il nostro atleta e quest'anno giovane, Valerio già ci ha messo. L'anno scorso Valerio Tardivo penso fece proprio ad Atri una delle sue gare più, sì, belle della stagione. Una bellissima gara, ottavo assoluto. Quest'anno purtroppo non potrà essere per vari problemi, infortuni. Quindi si rimescolano le carte, vuole dirci Enrico? Vuol dire che lui è uno dei pretendenti alla vittoria, vero? No, io sono impiegato all'organizzazione, non posso partecipare. Il dottore non può partecipare. Pallini. Enrico non può partecipare. Enrico non può partecipare. Ci sono persone, ci sono? Che possono... No, stavo per dire un altro nome, vabbè. Mai dire mai. L'importante è che uno abita ad Atri, giusto? L'importante è deve far parte del gruppo. Residente ad Atri. Residente ad Atri. Dopo vado a presentare la nostra notturna, 17ª edizione, che comincia alle ore 19 con le gare giovanili, dove noi abbiamo puntato molto. Dopo l'anno scorso, con tante iscrizioni, quest'anno abbiamo voluto anche fare un pacco gara ricco per i bambini. La gara per la competitiva avrà inizio alle ore 21 con la partenza in Piazza Duomo. Saranno stesso percorso dell'anno scorso, sono 3 giri di circa di 11 km all'interno del centro storico, dove si potranno ammirare tutte le bellezze del nostro paese. Ha avuto tempo Giovanangelo per ammirare le bellezze del paese l'anno scorso, tu che hai vinto? L'ultimo chilometro, quando mi ero reso conto che era fatta. Ho fatto il pezzo fino, però, se non sbaglio si passava dentro sotto un arco e c'erano, sì, gli ultimi 500-600 metri leggermente in salita. Sì, sì. Me li sono goduti. Però che bella che è. Per il resto... è una chicca, è una perla. Dopo abbiamo anche la passeggiata non competitiva di 8 km, sempre all'interno del centro storico. Premiamo i primi 5 assoluti della categoria generale maschile e femminile e i primi 5 di ogni categoria. Enrico, ma quanti giri sono? Sono 3 giri. Quindi lo stesso percorso
per la passeggiata e per sì, la passeggiata sono 8 km però all'interno del centro, sono okay. Lo stesso percorso. Bene. Beh, arrivata a 8 abbiamo fatto Trento, facciamo pure 31. Trieste 8-11 alla fine molti di chi della, se la sente può andare avanti, non sono problemi. Certo, ma chi si vuole fermare prima si ferma tranquillamente senza... La competitiva è, esatto. Ognuno fa come si sente. Certo. Poi abbiamo, scusate, anche il pasta party finale, il grande ristoro che le nostre donne organizzano già da parecchi giorni, sapete bene. Ne sono testimone. Sapete voi, che mi sapete sono incontrato. Bene come il nostro ristoro. Tante persone mi fermano, c'è l'anguria, se no non veniamo ad Atri. Vabbè, Atri ci si viene a prescindere. Atri. Pure senza corsa, pure se organizzo io domani mattina, non dico che no, otterrò no. Lo stesso successo, ma Atri ci si viene perché... No, ma anche quest'anno abbiamo avuto anche un grande riscontro dagli sponsor, che ringrazio perché hanno contribuito in maniera buona per la riuscita della notturna, tutti i nostri associati che in questi giorni si stanno facendo in quattro per la notturna. Approfittiamo per salutare anche il presidente Gaetano Pallini, che purtroppo certo. non sta proprio in ottime condizioni fisiche. Perché è un dottore no. Che si ammala, però è rimasto influenzato. C'è anche questo. No, anzi, colgo pure l'occasione di presentarvi la sua mostra fotografica che farà a Sant'Agostino, a una chiesa vicino alla piazza Duomo, dove è la partenza. Perché, bravo, hai fatto bene a ricordare la partenza a piazza Duomo, perché negli anni scorsi la gara... No, no, abbiamo riportato in piazza Duomo che c'è la cattedrale, c'è molto teatro, molta più atmosfera. Una bomboniera. Bene, qualche problema per il parcheggio, ma uno tanto. Allora, sono i parcheggi quest'anno, grazie, perché alle scuole abbiamo fatto una. Stiamo facendo una mappa per indicare i luoghi dei parcheggi. Ah. A 600 metri dal centro ci sono le scuole dove c'è un parcheggio. C'è il campo sportivo, campi da tennis con bus navetta, ci sono le docce, ad entrambi i circoli, sia allo stadio che al circolo tennis. Tra l'altro ricordiamo che è stato proprio in questi giorni riaperto anche il Duomo, pertanto chi... Domani è riaperto. Domani? L'apertura della Porta Santa. Cioè, vedi, domani pomeriggio alle 18:30. Mi trovo in dopo antici. Anni... Dopo anni di chiusura dovuto al terremoto, il restauro e quant'altro, in occasione della notturna triana riapre anche il Duomo. Insomma. Aspettavano l'arrivo della notturna. Insomma, ci sarà anche riusciti. Ci sarà anche la fiaccola della perdonanza che dall'Aquila viene accompagnata dai podisti da varie tappe. Domani noi andremo da Pineto ad Atri di corsa per accompagnare la fiaccola per fare. Sarebbe stato meglio da Atri a Pineto, ma purtroppo Atri salita. Perciò lo dicevo. Bene, se a Crecchio daranno il vino, a Fara San Martino daranno la pasta, da voi pasta e vino. Pasta, vino e altri prodotti alberatori, gel. Tu dove sarai delle tre? Ma io ovviamente sarò a tutte e tre. No, a correre, non fare il furbo, dove gareggi? No, gareggerò sicuramente ad Atri, se tutto va bene, perché comunque l'organizzazione pure a Fara San Martino va avanti alla grande, per cui ci si può anche distrarre la sera prima, e sicuramente no a Fara e a Crecchio, dove mi piace dare una mano, mi piace seguire anche la scuola di atletica dei nostri bambini che vanno veramente molto molto bene, ci danno grosse soddisfazioni. A Fara San Martino hai detto la festa della pasta, la sagra della pasta, sì. Della Di Cecco che c'è in piazza, ma chi vuole, ho visto negli anni passati sotto alle sorgenti del Verde. Certo. Sì, sì. Si può tranquillamente venire dalla mattina, effettuare il picnic o fare un'escursione verso le Golule, il che monastero. Poi a distanza, Tommaso, di 500 metri... Sì. C'è casa di Alberico, potete andare ad Alberico a prendere il caffè, ma nel frattempo potete visitare anche l'eremo di San Martino, che è veramente vicinissimo alle sorgenti, per cui una passeggiata di preriscaldamento. Assolutamente. Sì, e la temperatura lungo, lungo il fiume. Portatevi qualcosa da mettere al sole. Se state vicino alle cascate ci vuole non la felpa, ma una canottiera. Un qualcosa per coprirsi. Sì. È lì un po' come la Migliano Cotur, la vostra gara, rimasta immutata negli anni, stesso percorso. Sì, rispetto agli anni passati abbiamo tolto qualcosina. Dove?
lungo il percorso. Rispetto a molti anni passati? Molti anni fa si effettuavano 10 km. Io parlo per i giovani, non per i vecchi come me. Ecco. Quando si faceva la salita dietro quella brecciata, proprio dopo le sorgenti. Quella non l'ho mai fatta nemmeno io. Qualche anno fa, 10 anni fa, si effettuava la gara da 10 km. Si partiva in piazza, si faceva il giro nel paese e poi si facevano i soliti due giri da 4 km. Vabbè, ormai sono anni e anni. Ormai sono anni, penso che siano almeno 7 anni, 8 anni che si fanno solo i due giri da 4 km. 8 km secchi, un bellissimo percorso, tra l'altro. C'è di tutto. C'è di tutto, forse qualcuno preferisce ancora di più la pianura. Però a Fara. Lì salita ce n'è, però non è una salita dura. Non è durissima. Non è durissima, è costante, bisogna prenderla con le giuste, molle e salire con il proprio passo. Tra l'altro, caro capitano, quello è un percorso che è un po' la palestra di tutti i podisti di Fara, perché tutti noi abbiamo iniziato con il fuoco, si chiama Giro del Ponte Croce, abbiamo iniziato tutti facendo almeno e non nella pista di atletica che sta in altura. La pista di atletica già è un passo qualitativamente un po' più andiamo in alto, a sviluppare le salite che facciamo lungo il Ponte Croce e poi il giorno dopo andiamo tutti a scatenarci. Ho scoperto in ritardo, Marco, che hanno addirittura anche una pista a Fara Martino. Non lo sapevo nemmeno io, guarda. Ed è anche precisa, 400 metri a quattro corsie, abbiamo gli spogliatoi. Certo, c'è un impianto di atletica, ma c'è da oltre 30 anni. Si potrebbe sfruttare ancora di più. Cioè, forse quello che ci si allena di più è uno che non corre da una vita, è Gildo, credo, tuo Gildo fratello. Gildo e Lucio Grossi l'hanno praticamente scavata quella pista. L'asfalto se la sono mangiate, le linee se le mangiavano. Il bianco delle linee diventava bello per portarci i ragazzi, bellissimo. Difatti il corso di atletica che riusciamo a fare è proprio grazie a questo impianto che permette, a parte che sta sotto proprio alle pendici della Maiella, quindi è bellissimo. Sì, messo nel parco nazionale, proprio a 200 metri si entra proprio nei sentieri della montagna. Prende la rincorsa dalla pista. Marco, anche tu sei reduce da Miami? No. Miami ci vado per lavoro. Così diciamo tutti che ci si va per lavoro, ma chi ci crede poi? A me uno che va al lavoro a Miami. No, perché lo fa anche con la faccia contrita. Triste, quasi rattristato, nel senso. Purtroppo mi tocca andare anche al lavoro. Faccio il mio lavoro con molto piacere, quindi. No, andare a Miami per Miami, lavoro. Miami, sì, molto sacrificata. Prossima maratona? Prossima maratona quest'anno salterò, anche perché devo dire che per lavoro, viaggio tanto per lavoro, quindi non mi posso allenare come dovrei, quindi. Mezza maratona di Pescara, dai. Quella compatibilmente con impegni lavorativi, se sono in Italia sicuramente. So che Alberico già sta lavorando alla grande per la maratona di Pescara, soprattutto con gli amici pugliesi. Sabato sono stato in Puglia e tutti quanti già ne parlano, Ma che gli hai fatto? Allora, ieri mattina, questa cronaca, ho avuto la telefonata di un grande atleta, Vito Melito, più volte vincitore della 100 km, certo. E mi stava chiedendo informazioni sulla maratona di Pescara, perché stanno organizzando dei pullman. E io gli ho detto, guarda, mi fa veramente piacere perché avremo anche quest'altro personaggio. Quindi siamo sbarcati un po' in tutto. No, ma veramente, sentendo il mio accento pescarese, oppure mi conoscono perché vado giù a fare. Dice, allora, ma ci rivediamo alla maratona di Pescara. Una manifestazione che ogni anno cresce. Alberico è una forza, quindi col suo impegno, la sua energia positiva. E poi va giù a vincerci anche i titoli italiani, capisci? Allora, qualcosa. La visita va sempre ricambiata. Bene, abbiamo ancora tempo per parlare della vostra gara venerdì. Venerdì 24 agosto, vabbè, la competitiva ore 20:30. Delle tre possiamo dire anche la più veloce. Molto veloce. Abbiamo anche anticipato una mezz'oretta, Marco. Mezz'oretta, sì. La cosa positiva è, come diceva anche Alberico, che sfruttiamo il fatto che abbiamo la festa patronale e quindi il venerdì sera dopo la gara c'è anche la notte bianca.
quindi molti degli atleti che vengono per correre, poi rimangono. Sì, ma difatti vedo quando riparto che tantissimi sono ancora presenti. Ma proprio fino a tarda sera, fino anche alle perché il giorno dopo è sabato. Si lavora. Dopo il sabato c'è anche la domenica. Poi è uno degli ultimi weekend prima di ricordiamo anche la partnership, perché poi è anche una manifestazione che ricorda Antonio, ma fa anche del bene all'Anfas di Ortona. Bravo, difatti. E tutti gli anni devo dire che il podista concretamente crea un salvadanaio che poi consegniamo sempre all'inizio delle premiazioni, come ricorda sempre. Infatti mi hai tolto proprio la parola, stavo proprio per ricordare questa importante chicca che c'è all'interno della vostra manifestazione. Sì. Una collaborazione sempre grazie a Alberico, grazie a Silvia, ad Alessandro, che fa parte un altro dei partner importanti della manifestazione, Tommaso. Sì, San Tommaso, che anche noi abbiamo un pacco gara importante, oltre al vino. Lì veramente con le delizie d'Abruzzo, sì. non un prodotto, i prodotti. Sì. E quindi grazie a Silvia e ad Alessandro è nata questa collaborazione importante con l'Anfas di Ortona, quindi una parte... diciamo della quota di iscrizione viene devoluta poi in beneficenza all'Anfas. Ragazzi che saranno con noi in piazza anche quest'anno a lavorare, allestiranno sempre un loro gazebo e che vengono alle premiazioni, vengono insieme ai campioni, cioè si divertono alla grande anche loro per quel giorno. Giovanangelo, Tommaso quest'anno non gareggia a Crecchio sicuramente Crecchio devono correre tutti gli atleti tesserati dalla Fantini Vini almeno quantomeno per rispetto. E Tommaso comincia a essere un po' la nostra punta di diamante, quindi abbiamo anche qualche aspettativa, diciamo. Okay. Ma guarda caso ha vinto sempre un atleta della Fantini. Sono fortunato, mettiamola così. Diciamo che potrebbe essere l'Olimpiade dell'anno per te che indossi la maglia della Fantini, puntare alla vittoria, in quella gara, in quell'occasione. Sì. Difatti sono rientrato da poco, ma sto facendo di tutto per potermi togliere ancora qualche sassolino nell'ultima parte di stagione. Un sassolino se l'è tolto sabato a Borrello, dove ha sgretolato il mio record del percorso, quindi diciamo che è rientrato come si deve. Sono andato per gioco. Allora per devi correre pure tu ad Atri e così ne vedremo di belle, Enrico, vero? Giusto. Così noi ci divertiamo. La scusa buona per venire ad Atri, battere. Quello sicuramente, ma vediamo, se c'è Tommaso sarà dura, vediamo un po'. Anche perché Tommaso deve difendere la vittoria della passata edizione. Vabbè, ma da compagni di squadra gliela difendo io così. Ma è uguale, non cambia poco. Ucciderci tra di noi è un po'... Anche perché per rispetto poi... Per l'anzianità. Dico io perché mi viene in palazzo. No, volevo dire al valore. Difatti dicevo prima, per quanto riguarda la corsa a faro potrei fare un passo indietro io, far correre lui, ma no. È difficile. Lascia tanti ragazzi che deve far correre. Mamma mia. Ad iniziare dalla brava Erika che è sempre più forte, hai visto? Sì. Una figlia d'arte. Sì. Non abbiamo ricordato forse 39esima edizione. Non abbiamo detto la nona, diciamo, abbiamo detto della 17esima. Prossimo anno 40 cercheremo di fare qualcosina di più sicuramente. Alberico, ricordiamo che torna anche una gara dove sì, l'ultimo vincitore sei stato tu. Assolutamente. Sì, confermata proprio ieri a Cugnoli, torna anche questa gara, questa notturna a Cugnoli il giorno 30 di settembre, anche lì è un giorno infrasettimanale, pertanto saremo in tanti, saremo anche lì, speriamo, in diversi. Rico, salutiamo i nostri ospiti e buon lavoro. Il presidente, che oggi non l'abbiamo visto, il caro Alberto Carulli, che sicuramente sarà in qualche posto al fresco, lui che soffre il caldo, lo aspettiamo per la settimana prossima. Assolutamente sì. Bene, ringraziamo Claudio alle telecamere insieme a Gaetano e diamo l'appuntamento alla settimana prossima. Buona serata. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose, come il coraggio di poter scegliere in libertà.
was your best song ever. It was your best song ever.